No, anzi, sono difficilissime come tutti gli altri e come per tutti. È ovvio che noi incontriamo due squadre che hanno bisogno di far punti, quindi le motivazioni si trovano da sole, nel senso che i ragazzi non sono stupidi, sanno l'importanza di mantenere una posizione in classifica. E mantenere il terzo posto vuol dire tanto, vuol dire vantaggi. In anni precedenti le squadre per un posizionamento migliore sono andate in Serie A e quindi non c'è bisogno di spinte ulteriori da parte mia sulla testa. Vivendo le partite una alla volta sappiamo che dobbiamo andare a Modena e provare a vincere. Campagnaro sta bene, sta lavorando a parte, adesso vediamo in settimana come risponde all'incremento di lavoro che avrà, però tutto sommato è sulla via dovrebbe essere sulla via del recupero, lui ci vuole sempre il condizionale, però dovrebbe essere sulla via del recupero. Se sta bene gioca, se sta bene gioca, non credo da Modena, dall'inizio. In questo momento essere in forma o no non serve a nulla, bisogna essere in forma quando iniziano i playoff. E la forma non è solo un aspetto fisico, ma è anche un aspetto mentale. E quindi quello che c'è adesso conta veramente meno di zero. Certo, vedere aspetti positivi come la condizione fisica, che per noi sicuramente è positiva, l'aspetto mentale che in questo momento è positivo, va benissimo e ci fa piacere, però poi quando inizieranno i playoff sarà un'altra storia, perché nel momento in cui l'anno scorso sono iniziati i playoff, credo che pochi allenatori della griglia dei playoff avrebbero risposto di pescare la squadra più in forma, perché così non era. Però poi i playoff sono una storia a parte, parte un altro campionato e lo stato di forma conta lì.